distanti ma uniti. Ti invitiamo alla giornata nazionale di preghiera per domenica 26 aprile 2020. Unisciti a noi da casa tua. Consiglio generale delle chiese, Assemblee di Dio in Italia. Amati in Cristo, pace del Signore a tutti. È una gioia essere insieme, uniti al trono della grazia di Dio per invocare, supplicare, ringraziare il Signore e intercedere per quanti sono intorno a noi bisognosi della dolce e potente parola di Dio. Ed ecco il verso che Dio ha posto nel mio cuore e prego umilmente che sia di grande benedizione per le vostre anime, per le vostre vite, per le vostre famiglie. Isaia 45, il verso 15. In verità, tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. In verità, per certo, dice Isaia, convinto, persuaso che Dio è un Dio che si nasconde. In questo nascondimento di Dio, Isaia trova un'inquietudine come la troviamo noi. Dove sei, o Dio? Il salmista dice, fino a quando, Signore, nasconderai il tuo volto? Il nascondimento di Dio ci inquieta, ci turba, ci spaventa anche, ci fa interrogare, ci fa esaminare. Ma questo nascondimento di Dio è estremamente efficace. Produce una tristezza, quella tristezza, dirà Paolo, secondo Dio, che ci produce un ravvedimento, ci produce un desiderio. Ed è proprio in questo, tra virgolette, nascondimento di Dio che noi realizziamo una sete, un vuoto bisogno di Dio, dell'Iddio vivente. Ma mi domando, Dio realmente si nasconde? Questa sensazione, uso il termine in modo appropriato, è una sensazione, è reale o è giusto una percezione mia, la percezione dell'uomo? Dio è l'eterno presente. È colui, dice Geremia, che il cielo e la terra non possono contenere. Il Signore è eterno, è onnipresente, è onnipotente, è onnisciente. Il salmista dice, dove fuggirei lontano dal tuo sguardo? Dove potrei andare in un luogo dove non ci sia la tua presenza? Anche nel fondo del mare, all'estremità della terra, eccoti quivi. E allora è la nostra percezione che ci fa considerare Dio assente. Dio che non è realizzato, che non è sperimentato. Ma Dio non dipende dalle nostre sensazioni. Dio è presente se lo sentiamo o se non lo sentiamo. È vicino a noi. È un po' come quei due discepoli sulla via di Emmaus. Il compagno di viaggio era Gesù risorto, Gesù il vivente. E loro, con questi occhi chiusi per la loro cecità, per la loro apatia, per la loro sofferenza, non realizzavano che Gesù, il risorto, era a fianco a loro. Anzi, lo stavano criticando, dicendogli, ma come, non sai tu quello che è accaduto in Gerusalemme in questi giorni? Se c'era uno che sapeva quello che era accaduto, era proprio lui, il compagno di viaggio. E per strada si mise a fare uno studio biblico che dico francamente mi piacerebbe sentire, e chissà che non gli chiediamo al Signore nel cielo di farcelo risentire questo messaggio glorioso. La Scrittura dice che ardeva il loro cuore per strada, poi giunsero a casa, sapete la storia, fu invitato ad entrare e finalmente quella percezione di Dio assente, del Messia assente, del Messia ormai nascosto, nascosto per sempre, svanisce. I loro occhi si aprono, realizzano la realtà delle cose. Gesù vive. È un po' come Maria, che era lì in quel giardino, il giardino dove c'era la tomba di Giuseppe d'Arimatea. Gesù si presenta a lei, ma lei pensa che sia l'ortolano. Dove l'hai posto? Che io voglio andare a prenderlo. Ed ecco
che si rompe quella conoscenza falsa, distorta di Maria con questo nominarla per nome, appunto, Maria, e lei risponde Rabbuni, si svela dinanzi a lei la realtà delle cose, Cristo è veramente risuscitato. Mi viene in mente Giobbe, che dice mi passa accanto ed io non lo realizzo, ed io non me ne accorgo, ma intanto lui è il Dio di Israele, dice Isaia, è il Dio della storia, e forse in questo termine possiamo vedere anche la promessa messianica, perché Cristo viene da Israele, Cristo viene dalla tribù di Giuda, questo Dio che si nasconde in realtà si è reso visibile al Golgota, dove Dio ha mostrato tutta la sua potenza, l'invisibile si è reso visibile, ha mostrato il suo amore. Dio non è nascosto, basta gli occhi della fede e guardare la campagna, gli uccelli del cielo, i giri della campagna, l'opera del creato e realizzare che le perfezioni invisibili di Dio, l'eterna sua potenza, si vede chiaramente. E allora adesso mettiamoci in preghiera, cerchiamo l'Eterno che ha promesso cercatemi e io mi farò trovare. E quell'impressione che a volte abbiamo nelle nostre prove, nelle nostre sofferenze, nelle nostre infermità, svanisce, i nostri occhi si aprono e si realizzano che Dio non si è mai nascosto, non si è mai sottratto, è sempre stato al nostro fianco. Quando abbiamo pensato che era nascosto, era più visibile che mai, forse è l'uomo che è così troppo visibile con la sua materialità, sensorialità, da nascondere Dio che è spirito. Ritorniamo a valorizzare le cose invisibili, le cose dello spirito, e riusciremo a vedere che Dio è l'Eterno Io Sono, è l'Emmanuele, Dio con noi, Gesù Cristo, che non ci lascia e non ci abbandona. L'Eterno presente, vicino a te, nella tua casa, nel tuo problema, nel tuo bisogno, perché Lui non si è nascosto, Lui è vivente. Dio ti benedica.